Buongiorno a tutti, grazie. Tanto inizio con facendovi vedere questa maglietta. Oggi è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e quindi ci tenevo a ricordare questa maglietta e ovviamente tutta una serie di gadget e di iniziative che stanno facendo per ricordare queste patologie. Questo l'ho ricordato. Adesso io andrei subito sul bollettino e poi vi do un paio di comunicazioni. Sul bollettino siamo a 5.259.000 test molecolari, 4.634.000 test rapidi. Il totale è 9.894.000. Che hanno rintracciato 333 positivi. Segnando oggi un record, perché i 333 positivi su 34.555 tamponi fanno 0,96 di incidenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che su 333 positivi hanno dato vita a 34.555 tamponi, no? Per il contact tracing, quindi sono stati fatti tamponi a conviventi, a colleghi di lavoro, amici che hanno avuto magari un contatto stretto con uno di questi positivi. Il risultato è che nonostante fossero persone esposte, solo l'1% scarso ha contratto l'infezione. Quindi se andassimo sulla popolazione invece indifferenziata e indistinta che non ha avuto contatti con positivi, immagino che sarebbe infinitesimale oggi e questo dato. Questo per dire che sta diminuendo fortemente la prevalenza, come si dice tecnicamente, del virus sulla popolazione e questo insomma ci fa ben sperare. Il numero dei positivi dall'inizio sono 420.000, 9,90. Ovviamente i positivi oggi calano sempre di più, sono 13.620 perché abbiamo molte negativizzazioni. I ricoverati sono 941, meno 18, e questi 941 sono così distribuiti, 828 in area non critica, meno 17, e 113 in terapia intensiva, meno 1. Le terapie intensive non Covid sono 2,76, cioè vuol dire che in totale abbiamo 389 persone in terapia intensiva in Veneto. I morti sono 11.507 più 8. Vi ricordo che siamo ancora l'ottava regione in Italia per mortalità e quella con minor mortalità tra quelle più colpite, ovvero quella del nord purtroppo. 21.383 sono i dimessi, cioè curati e dimessi. Allora, abbiamo indubbiamente buoni dati. Abbiamo una giornata che segna un record di un'incidenza sotto l'1% tra i potenziali contatti di un positivo, vorremmo, perché non abbiamo fatto 33.000 tamponi per strada o in una piazza, ma li abbiamo fatti a persone che hanno avuto contatti con un positivo. Forse tra qualche mese, tra qualche anno, tra qualche secolo ci spiegheranno questo andamento strettamente legato al clima di questo virus. Oggi non è dato a sapere fino in fondo cosa accada ogni volta quando arrivano le buone temperature. Però abbiamo una certezza, che le vaccinazioni stanno dando ottimi risultati. Li stanno dando perché le categorie vaccinate in maniera importante, e avendo noi messo in sicurezza i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75 anni, significa non vederli più sostanzialmente nei ricoveri ospedalieri e in tutto quello che è la filiera, diciamo, del contagio. Abbiamo fatto quasi 26.000 vaccini nelle ultime 24 ore, 25.797. Però il dato straordinario che vi do è quello delle coperture vaccinali. Sopra gli 80 anni, vi do l'aggiornamento di oggi a un quarto d'ora fa, sopra gli 80 anni
98% della popolazione è coperta, 97,8% arrotondato io a 98%. Quindi praticamente tutti. Dai 70 ai 79 anni c'è stato un colpo di reni dall'ultima volta che ci siamo visti. 84%. Dai 60 ai 69 anni, un grande colpo di reni dall'ultima volta che ve ne ho parlato, cioè dal lunedì, 78%. Cioè i 60-69 anni, il 78% si è già vaccinato ed è prenotato. Sono vaccinato, prenotato, nel senso che finito il percorso il 78% sarà comunque vaccinato. Dai 50 ai 59, bene, 66% tra vaccinati e prenotati. Dai 40 ai 49, 45%. Vi dico che mancano ancora in agenda la copertura di 70.000 posti. Cioè vuol dire che abbiamo 70.000 posti in agenda occupabili, io spero dai 40 a 49 anni e comunque da chi, in questo momento da chi ha più di 40 anni. Abbiamo 70.000 posti liberi, depurati diciamo da quelli riservati ai fragili, vulnerabili e alla disabilità. Quindi il mio appello è questo. Noi non possiamo lasciare posti liberi per settimane. Allora faccio un appello a tutti coloro che hanno più di 40 anni, dai 40 anni in su, di dire attenzione ragazzi, avete 70.000 posti a disposizione. Se io per qualche giorno ancora è giusto, li vediamo liberi, apriamo tutti. E a quel punto succede cosa? Che si va in coda. Cioè noi non possiamo... Attenzione che non è che sono posti liberi che mi dicono che domani non riuscirò a vaccinare bene. Sono posti liberi diluiti da qui al 16 di giugno. Però l'invito che faccio a tutti, agli over 40, prima di chiudere anche questa partita, di approfittare insomma delle prossime ore per prenotarsi, perché poi finisce che ci sarà... l'imbuto, perché se apriamo a tutti o apriamo ad altre categorie, che so, i centri estivi, che è una delle categorie che vorremmo affrontare per primi, l'assessore dopo magari ve ne parlerà, è ovvio che poi tu che magari hai 40 anni, 41, 42 o quello che è, o ne hai 60, 70 e devi ancora vaccinarti, rischi di finire in coda. 70.000 posti liberi. Di vaccini adesso ne abbiamo 80.000 in magazzino, praticamente poco o niente. Stiamo aspettando, ci scusiamo, anche se non è colpa nostra, per il disguido di 4.900 dosi di Moderna che non siamo riusciti a inoculare ieri, ma è stata una sorta di travaglio avere sto vaccino, perché doveva arrivare sabato e non è arrivato. Ci hanno detto che sarebbe arrivato martedì e non è arrivato. Ci hanno promesso per giovedì, domani, giusto? E domani speriamo che arriva. Anzi, domani dovrebbe arrivare dose doppia, perché? Perché arrivano anche quelli di questa settimana, perché onestamente Moderna aveva già una sua stabilità di fornitura, però niente, c'è stato sto guaio della scorsa settimana che ha avuto riverbero sulle prenotazioni di queste. Però insomma adesso siamo a regime, si sta vaccinando e quindi andiamo avanti spediti. Qualcuno si è un po' agitato per la storia delle vaccinazioni dei turisti, ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro e la sacralità del turista e del turismo è unica in Veneto, siamo la regione più grande d'Italia. Cioè se volete andare a parlare di petrolio, andate a parlare con quelli che hanno il pozzo giusto, che sa tutto del petrolio. Se volete parlare di turismo venite in Veneto e parliamo di turismo. Allora noi diciamo che non immaginiamo un assalto alla diligenza, non è che uno va in vacanza per farsi l'iniezione della seconda dose, ma se dovesse servire noi ci vogliamo essere e speriamo che a livello nazionale vengano spianate tutte le paturnie mentali relative a fare la seconda dose, perché nel momento in cui Luca Zaia mi arriva dal Veneto, anzi mi arriva da fuori, che sia dall'estero o da un'altra regione italiana,
facciamo il signor Schmidt, mi arriva da un'altra località, che può essere una regione italiana oppure uno straniero dal cognome, mi arriva, mi dice: io ho fatto la prima dose di Pfizer, di Moderna, di quello che è, vorrei fare la seconda perché i conti mi dicono che posso fare la seconda, se abbiamo il vaccino gliela facciamo, gli facciamo un certificato e poi a casa sua andrà a dire: ragazzi, registratemi perché ho le carte del Veneto, se non mi credete scrivete al Veneto. Non mi sembra una roba trascendentale sta qua, non serve a scomodare la Silicon Valley per trovare qualcuno che faccia nuovi progetti, cioè, è un servizio però che diamo, che è unico e solo noi possiamo darlo. Allora, io l'ho anche detto oggi in un'intervista, abbiamo parlato per anni delle vacanze sicure, vi ricordate, no? Che se vieni in Veneto hai la certezza che se ti rompi anche un'unghia ci hai curato come fossi saremmo tutti lì a curarti. Ecco, bene, il farmaco che oggi è oggetto di questa discussione si chiama vaccino, il vaccino è un farmaco, Sono anche convinto di una cosa, se volete che ve la dica tutta. Non sono convinto che ci si possa rifiutare a somministrare un farmaco se te lo richiedono. Perché nel territorio europeo c'è la libera mobilità, ecco, non mi veniva la parola, dei cittadini europei, e sapete peraltro che è previsto che in caso di cure il paese, diciamo, ospitante che pratica le cure verrà rimborsato dal paese di residenza del cittadino. Non sto dicendo che vogliamo chiedere mettere in piedi altre ste storie, però sto dicendo che siccome il vaccino è un farmaco e il farmaco è un diritto, penso anche che se qualcuno ponesse la questione, non sono proprio convinto che vada a finire in canarina sta roba. Però noi lo facciamo, se non ci creano inghippi noi lo vorremmo fare. Dopodiché, ovvio, ci vogliono i vaccini, sia chiaro che se le forniture sono forniture risicate, il servizio non riusciamo a erogarlo, ma che anche questo diventi oggetto di discussione a livello nazionale mi sembra un po' esagerata sta storia. Detto questo, vi ricordo che da oggi, lo dico ai cittadini, beh, ieri siamo mancati, oggi inizia il coprifuoco dalle ore 23, ne approfitto perché poi voi siete stati la nostra cassa di risonanza in tutti questi mesi, lo siete ancora, per la comunicazione. Sapete che vedo tutti euforici perché il Veneto dovrebbe andare in zona bianca, vuol dire che per noi il coprifuoco finirà il 7 di giugno. Sì, se continueremo a calare nei contagi, se continueremo a comportarci bene, a portare la mascherina, perché bisogna fare 3 settimane sotto i 50 positivi su 100.000 abitanti. Allora, questa è la prima, dopo la seconda, la terza, dovremo arrivarci in teoria. Se ci arriviamo, il 7 di giugno si apre tutto, nel senso che non ci sarà più il coprifuoco e quindi verranno a cadere le barriere dettate dai provvedimenti. Vi dico, prima di passarvi la parola, che gli amici onlus, l'ho detto, ci sono 2 compleanni oggi della signora Ida Celotto di Santa Lucia di Piave, che fa 100 anni, e del signor Germano Pasquini, residente a Bassano del Grappa, 100 anni. Quindi facciamo gli auguri al signor Aida e al signor Germano per i 100 anni entrambi. E vi dico che poi il dottor Dalben vi darà comunicazione nelle prossime ore del fatto che siamo partiti con l'avvio della gara per la progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'ospedale del nuovo Policlinico Universitario di Padova. Quindi è iniziato il conto alla rovescia con la gara per la progettazione. Si parte da una base di 4 milioni e mezzo di, vediamo se mi ricordo la cifra giusta, 4.200.000 euro, 607,91, insomma 4.200.000 euro, per poi in questa gara agganciarsi con il preliminare, l'esecutivo, insomma tutta la serie di progetti, per un totale di 35.527.000. Quindi la base di gara è di 4.200.000, ma prevede anche le estensioni per tutta la serie di progetti che a cascata si dovranno realizzare. Per fare l'ospedale ci vuole il progetto,
So che il dottor Dalben farà una conferenza stampa, poi ve ne parlerà compiutamente lui. Se avete domande, prego. Van Zan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Il prefetto di Venezia oggi, ieri su Oggi sul Gazzettino, abbiamo pubblicato il suo appello, chiede alla Regione se può interessarsi nei confronti del Governo centrale perché il limite del 50% della capienza sui vaporetti, ma vale anche per i mezzi pubblici su gomma, sta creando dei problemi. Oltre a questo, sempre sul limite del 50%, si sono fatti vivi anche i gestori dei trasporti privati che chiedono se, quando diventeremo bianchi, verrà meno la capienza al 50% per le comitive turistiche, per le gite. Sì, lì c'è un decreto, vi annuncio che l'assessore peraltro me ne ha parlato anche stamattina, l'assessore Lanzarin, ci stiamo interessando per questo, sia sul fronte del trasporto acqueo che in generale del trasporto pubblico. Non per approfittare di una situazione, diciamo, di pace sanitaria, ma perché obiettivamente qualche problema c'è, in particolar modo sul trasporto acqueo, dove oggettivamente garantire il 50% non ci permette di farlo, perché mancano i mezzi, poi cioè, non è un problema anche di composizione delle flotte. Quindi ci stiamo muovendo anche rispetto al governo rispetto a questo, questa è la, la risposta. Grazie. E per i privati invece? Sì, lo stesso. Grazie. Poi passo a Belluno, c'è stato, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, medici e operatori sanitari che si sono rifiutati di fare il vaccino, hanno fatto ricorso contro l'ULS, un primario poi ha ritrattato, insomma era per capire un po' che tipo di azione state facendo. C'è una legge dello Stato, anzi del Governo, un decreto legge, un decreto che è stato approvato non più tardi del 26 aprile, e che prevede appunto la fase di obbligatorietà per gli operatori. È un treno in corsa, no? Perché uno viene assunto, è stato assunto e la legge arriva dopo. Noi abbiamo attivato le procedure di legge, quindi per il tramite dei direttori generali, quello che prevede la legge, cioè senza in maniera molto asettica. Se volete la mia impressione, ho l'impressione che questa materia del Novax, no? Perché se uno non si può vaccinare lo può documentare e finisce lì. Se uno non vuole vaccinarsi vuol dire che è contro la vaccinazione a casa mia. Ecco, penso che sia materia da tribunali poi alla fine, perché immagino che ci siano aspetti giuslavoristici, ci siano aspetti penali o di altro tipo, e quindi immagino che diventi una montagna di scartoffie e avremo i responsi forse fra 6, 7, 8 anni, quando a babbo morto, come si dice. Ecco, io continuo a dire una cosa, che i medici che non vogliono vaccinarsi sono medici comunque che hanno avuto una formazione nella quale era chiaro che la loro professione prevedeva l'utilizzo del farmaco che si chiama vaccino. Io non sono per l'obbligatorietà, però neanche che uno mi dica che ha fatto il corso di guardia giurata e non sapeva che doveva usare la pistola per lavorare. Cioè, che un medico oggi mi dica che il vaccino, cioè lui è contro i vaccini, e vabbè, a sto punto, vabbè che siamo nell'era dell'opinione e tutto è opinabile, però a me sembra, come si può dire, che venga meno anche il principio della formazione che ha avuto. Perché se una persona si fosse... avesse alzato la mano in quell'aula dell'università e il giorno della lezione sui vaccini avesse detto io sono contrario ai vaccini, immagino che non avrebbe mai neanche passato l'esame. Si pone però un problema di personale, perché se ad esempio nell'US di Belluno sono così tanti, sarà parlato di una sessantina, una cinquantina, e poi dovrebbero essere cambiati di settore, di mansione, perché questo prevede il decreto legge, si apre un buco? Beh, io so anche che ci sono molti che poi stanno regolarizzando la loro posizione, in generale parlo a livello veneto, e quindi immagino che coinvolga anche Belluno. Dopodiché resteranno, diciamo, gli irriducibili, coloro che decidono. Allora, sentite, cioè, nessuno di noi vuole prendere i farmaci, no? Non penso che non ci sia nessuno che si diverta a prendere farmaci, però è innegabile che farmaci come i vaccini o altro abbiano comunque allungato l'aspettativa di vita dei cittadini. Dopodiché hanno delle controindicazioni.
tutti i farmaci che assumiamo hanno delle controindicazioni. Io non sto facendo proseliti per i vaccini, sto dicendo come stanno le cose. Perché uno può dire, ma io non faccio l'antitetanica, ok, tu puoi anche non farla l'antitetanica, ma quello che se l'è inventata per un valido motivo, non perché era Big Pharma, perché doveva risolvere un problema che era quello del tetano, che faceva morti. Potete aggiornare sui numeri totali? Se ce li ha l'assessore, io non ce li ho. Non ce li ho perché io sono arrivo della Commissione Salute, abbiamo trattato anche questo argomento, perché comunque è articolato, c'è le procedure e tutto il resto, quindi abbiamo trattato anche questo argomento. Ho chiesto alla dottoressa Russo se mi dava anche un tornaconto, diciamo, anche diviso, quindi ospedalieri, territoriali e anche extraterritoriali, perché una preoccupazione, insomma, ne avevo già parlato anche col presidente, è quella delle strutture extraterritoriali, cioè il discorso delle case di riposo per disabili. Già sapete che siamo in una sofferenza cronica importante. Se ci sono tante, adesso io non ho i numeri, persone tra OSS e infermieri, nello specifico infermieri, che si rifiutano di fare il vaccino, cioè loro lì non hanno tante possibilità di di usarli in altri ambienti, perché comunque, insomma, quindi lì si potrebbe creare anche un problema. Quindi stiamo cercando di avere i numeri, ma anche di capire come non solo noi, ma anche le altre regioni affronteranno questa cosa. Grazie. E l'ultima domanda, Presidente: ieri il generale Figliuolo diceva che non bisogna lasciarsi andare a facili propagande, era un invito rivolto a tutti i presidenti di regione, bisogna vaccinare gli over 60 e concentrarsi sugli over 60. Le chiedo, il fatto che il Veneto, come altre regioni, abbia deciso poi di aprire a tutti quando resteranno dei posti lì, come giudica il richiamo arrivato dal commissario per l'emergenza? Ma penso che il commissario innanzitutto penso che pensasse a qualche realtà che qualche magari qualche problemino ha. Io vi do solo un dato: noi abbiamo sganciato gli over 60, sganciati, cioè tolto l'esclusiva delle prenotazioni degli over 60 quando erano prenotati al 62%, perché non c'erano occupazioni ulteriori. Oggi sono al 78%. Se noi fossimo stati lì ad attendere che prenotassero, noi non avremmo fatto il 66% dei 50-59 e il 45% dei 40-49. Per dire cosa? Che io sono assolutamente d'accordo sul fatto che deve essere messo in sicurezza quelle fasce di età, ma non si discute, dai 60 in su bisogna metterle in sicurezza, ma non possiamo neanche lasciare delle voragini nelle agende perché nessuno si prenota. E poi noi che siamo abituati a programmarci, stiamo prenotando al 16 di giugno oggi. Se dopo qualcuno pensa di poter lavorare prenotando giorno dopo giorno, è impensabile. Quindi noi siamo perfettamente in linea, non ci sentiamo neanche chiamati in causa da quelle dichiarazioni. Grazie. Prego. Salmaso. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sì, no, la collega ha un po' anticipato il tema. Anch'io insisto, non vorrei appunto sembrare irriverente, ma lei oggi ha corretto, dando dei dati aggiornati, le tabelle che il Corriere della Sera ha pubblicato, dando una fotografia estremamente esatta della percentuale anagrafica delle popolazioni vaccinate. Mi pare che lei appunto i numeri che ci ha dato siano riferiti alla prima dose, con l'impegnativa del richiamo ovviamente, non... Ecco. Sì, cioè dei prenotati che hanno fatto prima dose, prima o seconda, o comunque delle teste che alla fine del loro percorso saranno vaccinate. No, siccome i numeri sono abbastanza diversi, c'è appunto un delta soprattutto per le categorie dei 60 e 70, è decisamente notevole, fa capire che il Veneto, se è arrivato al 78%, è in una situazione completamente diversa. Ecco, io le volevo chiedere, per tornare invece alla questione dei vaccini per i turisti che vengono in Veneto, ecco, quali allora, sono... Posso darti un dato così ci capiamo? Sì, prego. La popolazione Istat dei 60-69 è 603.000. Che hanno avuto la prima dose sono 355.000, quindi vedete più del 50%. Allora, 603.000, la prima dose 355.000. Da vaccinare ne restano 169.000. Come 169.000? Cioè 355 più 169 fa 603. Ma
No, no. 355 più 169 non arriviamo a 603, arriviamo a 400 e rotti, cioè c'è qualcosa. Allora. Ah, perché cioè, ho cicli completi. Ah, ecco, c'è qualcosa che non torna. 78.000 di cicli completi. Ah, ecco. Perfetto. Scusami, avevo saltato una riga. Sì, avevo saltato una riga, benissimo. Scusami. Allora, 603.000 la popolazione, 355.000 la prima dose, sì. 78.000, vi arrotondo le cifre, sono tutte arrotondate per difetto, fra l'altro. 78.000 i cicli completi. Benissimo. Da vaccinare restano 169.000. Certo. Di prenotati dei 169.000 ce ne sono 37.000. Vuol dire che abbiamo il 78% che ho vaccinato o è in procinto di vaccinarsi con la prenotazione. Ah, ho capito. Quindi, quindi quando vedete i dati nazionali, loro cos'è che fanno? Prendono la popolazione Istat, prendono i vaccinati, probabilmente anche solo a due dosi, neanche una dose, e dicono, ma è solo il 10%, se ho capito. Ma la mia agenda dice questo. Sì, sì, ve lo diamo. Ve lo diamo qui. Guarda, vi faccio una foto e ve lo do subito. Lo mando a Carlo. Guarda Carlo, anzi... No, no, ti faccio la foto, guarda, la faccio io, preferisco farla io. Il problema è che non mi paga. A chi lo mando? L'ANSA del Veneto. Sì, comunque dimmi Albino, ti ascolto. No, no, appunto era per dire che beh, al di là dei numeri, qua mi pare che la questione che lei ha sollevato è quella della possibilità di vaccinare i turisti in Veneto, mentre il governo dice prenotate le vacanze sulla base della vostra data di vaccino, è completamente opposta. Cioè noi ci rendiamo conto che per rilanciare il turismo in Veneto lei sta facendo tutto l'impossibile, a parte il fatto che mancano, mi pare, 20.000 lavoratori, perché non si sa dove siano finiti, anche se abbiamo un sacco di disoccupati, ma a parte questa parentesi, ecco, cioè in Italia l'anagrafe vaccinale non esiste in tutte le regioni, questo esatto. È il primo problema. Come si può concretamente ovviare per dare un messaggio chiaro a chi volesse prenotare le vacanze in Veneto da una regione diversa dalla nostra, ovviamente, e da un paese europeo, avendo appunto la garanzia, come dice lei, che il vaccino si può fare? Cioè... Allora, andiamo per gradi. In questo paese il problema più grande oggi della discussione del paese è fare i vaccini ai turisti. Beh, cioè, insomma, no. abbiamo migliaia di disoccupati, aziende che chiudono, il disastro, e qua è il dibattito sui vaccini ai turisti. Allora, il Veneto dichiara due punti. Se ci mettono le condizioni normative di poter fare, che non salta fuori qualcuno che dice che commettiamo un reato, noi ci adopereremo per farli. Per quanto riguarda l'assenza dell'anagrafe vaccinale, si risolve, perché se è vero che gli manca l'anagrafe vaccinale, è vero che hanno le scartoffie. E se hanno le scartoffie, gliene aggiungiamo noi una, che se la porteranno dal Veneto. C'è un pezzo di carta con una dichiarazione. Guardate che quando non c'era il computer, sì, c'era un archivio cartaceo, eh? Voi facevate il giornale solo su carta, sì, oggi è su carta, è su digitale, ma non è che non facessero il giornale, non faceste il giornale. Certo. Per cui a me sembra banale, no? Ovviamente noi avremo un'anagrafe di quelli che si sono vaccinati da fuori, dopodiché avranno il loro pezzo di carta, se lo perdono, ce lo richiedono, glielo ristamperemo, perché facciamo un piccolo programmino per avere la nostra anagrafe. A voi no, scusa, prego, prego. No, avete intenzione di fare forzature in tal senso? Cioè aspettate. Non le possiamo fare, perché c'è il tema della norma, di una norma d'ombrello nazionale, cioè noi non siamo degli attaccabrighe, diciamo semplicemente che la regione più turistica d'Italia non può girarsi dall'altra parte davanti a un'istanza che io sono convinto sia minimale. Sì. Perché poi molti si programmeranno le vacanze in base alla seconda dose, le sappiamo tutti queste robe. Ma se ci fosse, perché dobbiamo sbattere la porta in faccia ad uno? Allora, dirà lui di no, ai turisti, ma noi no. Ma alcune regioni, scusa Alda, hanno ad esempio previsto il domicilio per la vaccinazione. A me risulta che il Lazio, ad esempio, abbia dato a persone venete o anche di altre regioni che lavorano in quella regione la possibilità di vaccinarsi, questo succede anche qui.
Certo, penso che sia... Per noi è d'ufficio questo. D'accordo, ma questa formula può essere utilizzata per i turisti o no? Cioè, ma a noi non sembra dici bene, a noi non sembra... È una cosa analoga più o meno, sul piano tecnico. Sentite, ma c'è, guarda, che c'è da fare una puntura, se fare un certificato, non sai che gli chiede una laurea in medicina. Adesso torna fuori il problema dell'iniezione con la laurea in medicina. No, un'altra domanda. Oggi lei dice che il coprifuoco è un tabù da eliminare. Cioè, lei è sempre stato, come dire, estremamente... E lo sono? No, estremamente cauto e prudente. E come dice anche il professor Palù, non abbiamo ancora concluso la battaglia contro il virus, l'ha detto al Fatto Quotidiano, quindi voglio dire... Autorevole sì, il professor Palù certamente. L'ha detto a un giornale che ovviamente ha fatto del rigore la propria bandiera. Ecco, detto questo, perché lei è convinto che il coprifuoco debba essere eliminato? Non è un segnale estremamente di eccessivo ottimismo? Avete già modificato l'RT, quello classico? Sì, chiaro. No, guarda, io non sono né aperturista né chiusurista. A me è stata fatta una domanda e ho risposto, certo, e rispondo nuovamente a quella domanda. Cioè, ha senso oggi parlare di un coprifuoco? Allora io dico che se avesse senso non lo portavi dalle 10 alle 11, no? Lo portavi alle 6 di sera, alle 4 del pomeriggio, chiudevi tutti in casa. Allora, se me lo porti dalle 10 alle 11 e poi mi dici anche che dal 21 di giugno andrà, non ci sarà più, sì, e che comunque dal 1 di giugno sarà dalle 24, giusto? Se non, sì, ho capito male. Allora io mi chiedo, se non ho capito male, il rischio sono gli assembramenti. Per la proprietà transitiva a me risulta che ci si assembri di giorno più che di notte, perché dalle 5 del mattino alle 11 di sera da oggi ci assembriamo nei mezzi di trasporto, a scuola, nei posti di lavoro, dove andiamo, e è difficile sostenere dal punto di vista sanitario che dalle 11 di sera lo scenario per il virus diventa pericolosissimo. Questo ho posto io. Quindi secondo me, ma non ci sarà nessuno che può smentirmi su questo, cercatelo. Non è, attenzione, che non passi l'idea dell'imprudente, del liberi tutti, assolutamente no. Ma se tu mi chiedi che senso sanitario, io ti dico, io non ce lo vedo. Tanto è vero che lo stesso governo non è che ha ristretto, ha allargato. Se dopo uno dice, ma questa è una condizione psicologica, certo, per far capire al cittadino che il virus c'è, anche se non c'entra niente del coprifuoco, ok, ma lo dovete dirlo, perché a livello internazionale stanno leggendo che in Italia siamo ancora col coprifuoco. Beh, e noi viviamo anche di turismo. Certo. Comunque siamo tra i paesi che lo ha allentato di più. Sentivo oggi la Francia, ad esempio, lì fino alle 9, dopodiché si va tutti a casa e da... La RAI oggi spiegava che dal 16 di ottobre hanno tenuto chiusi tutti i locali fino a oggi, quindi voglio dire, non è che voglio dire questo, ma noi abbiamo fatto delle scelte dolorose quando la Francia non le faceva, e nessuno veniva a ricordare l'Italia per le scelte dolorose che ha fatto quando la Francia non le faceva. L'ultima questione. È questa abitudine di andare sempre a cercare la virtuosità degli altri, cioè guardiamo anche quella nostra. Certo. Ma attenzione, vi è chiaro, io non sono liberi tutti, vi dico che davanti al coprifuoco ho difficoltà a giustificarlo un cittadino. L'altro giorno c'è stato, scusatemi sta battuta, c'è stato un luminare che ha detto sì gli abbracci ma ancora no i baci. Certo. Cioè, ma volete dire che i fidanzatini, i morosi da 15 mesi non fanno più niente perché se non sono conviventi? Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, come si fa a dire sì gli abbracci, no i baci? Lei non crede alla castità, insomma. No, io credo... Io... appunto no. Imposto dal Covid, intendo, non da... Sì, ma credo anche che noi dobbiamo essere lì ad accompagnare questa nuova fase. Diciamolo, è una nuova fase, i vaccini l'hanno inaugurata questa nuova fase. L'ultima battuta, oggi dovrebbero decidere la composizione di questa commissione di inchiesta sulla sanità veneta. E c'è, mi pare, un braccio di ferro tra le opposizioni, per quello che possono contare, in termini numerici intendo, sui contenuti e sul tipo appunto di lavoro da svolgere. Ecco, il suo punto di vista in proposito qual è? Ma che troveranno sicuramente, come diceva
un vecchio saggio, La Quadra, no? E io penso che la maggioranza ha posto, la Lega ha posto un paio di questioni che sono fondamentali, di fare sicuramente la commissione d'inchiesta, ma tenerla allargata a tutto il tema delle case di riposo, perché c'è una commissione d'inchiesta chiesta dall'opposizione nella scorsa estate che poi è stata lasciata morire sul binario morto. Quindi sì, perché non fare una bella verifica anche di tutto quello che è accaduto nelle case di riposo assieme, ma non per annacquare, cioè non c'è poco da annacquare. Dall'altro, la Lega chiede che siano pubbliche le sedute, che chiunque possa guardarsele in diretta. A me non sembra che davanti alla commissione d'inchiesta questa sia una proposta barbina. Sarebbe barbina dire di chiudere tutto sotto chiave e che nessuno sappia cosa si discute. C'è uno scienziato che va a sostenere che il mondo è quadrato, che il sole gira attorno alla Terra. Sarà capovolta la teoria copernicana, cosa volete che vi dica io? Però noi vogliamo che lo dica, che lo sappiano tutti, no? Allora ci dobbiamo riorientare col sole, fare tutta una serie di calcoli. Ma vale per tutti, al di là delle battute, vale per tutti, cioè, anche per voi che poi avete il ruolo dei comunicatori, di informare i cittadini. Se decidete di seguirvi le commissioni, decidete cosa scrivere poi. Cioè, la verità è questa. Siccome noi non siamo un tribunale. Bene, grazie. Grazie. Però io sono convinto che persone di buon senso, che ci sono sia la maggioranza che all'opposizione, troveranno assolutamente una soluzione nell'interesse della comunità. Del resto questa commissione la si fa perché la maggioranza l'ha voluta, voglio ricordarvi. Bonet, poi Guidone, Antonella? No. Chiarimenti che vogliono sentire dalla viva voce del Presidente, l'unico di cui si fidano. Lo spostamento del coprifuoco comporta allungamento anche degli orari dei bar e dei ristoranti? Sì. Automaticamente possono aprire, perché c'è questo dubbio. Sì. Ok, grazie. Sì, sì. Cioè stasera alle 23:23. Bonet, brevissimo. Guidone. Sì, grazie. Buongiorno Presidente, sarò brevissimo anch'io. Volevo solo una precisazione. Volevo capire se c'è una data precisa, una volta terminate le vaccinazioni degli over 40, se c'è appunto una data precisa dalla quale le vaccinazioni saranno aperte a tutti, insomma, saranno libere a qualsiasi fascia di età. Guardate, se noi abbiamo 70.000 posti liberi oggi in agenda, se questo non verranno saturati, man mano verranno aperti nuovi posti, è inevitabile che noi si apra. Cioè, sto parlando di qualche giorno, perché è giusto che i 40-49 anni abbiano oggi un trattamento privilegiato, ma non all'infinito, come è accaduto per i 50-59, non ci avevamo fatto bene oggi. Se poi hanno deciso di vaccinarsi poco, è una scelta loro, ma noi non possiamo togliere il diritto ad altri che vorrebbero vaccinarsi. E poi volevo sapere se avete dei riscontri, qualche numero, magari dalle USL, non lo so, su casi di persone che si sono vaccinate per la prima dose, che si erano prenotate per la seconda, ma poi non si sono presentate, hanno rinunciato alla seconda dose. No, non ci sono casi di questo. Sarà, se me ne è trovato uno, ok, c'è, ma no. Non abbia neanche segnalazioni, no. Non ci sono casi come questo. Peraltro, se può rincorarvi, ieri ho letto un articolo scientifico, non mi ricordo più chi l'ha scritto, e parlava di una super risposta anticorpale con una finestra di 12 settimane negli RNA messaggeri, cioè nei vaccini, diciamo. Quindi addirittura 12 settimane adesso, no? Noi ci preoccupiamo dei 42 giorni, c'è chi dice che a 12 settimane hanno visto un picco maggiore, l'ho letto, per dire che insomma anche su queste proiezioni c'è molto da fare. No, stavo pensando alla domanda che ci hai fatto sui ristoranti, c'è il decreto che dice fino alle 22, il vecchio decreto, aperti fino alle 22 all'aperto. Però adesso, ampliando l'orario, secondo me si trascina l'apertura. Allora, visto che ci ha preso questo punto,
un'altra questione, l'Eguleia, cioè il Veneto va in zona... Grazie. Il Veneto in zona bianca, diciamo, dal 7 giugno, se tutto va bene. Questo quindi comporta che dal 7 giugno in Veneto apriranno anche tutte quelle attività che in base al decreto... Non quelle sospese, tipo la discoteca, no. Ma è tipo le piscine all'aperto, i matrimoni, cioè queste attività che per... No, quelle sono tutte regolamentate dal decreto, per questo ti ho detto... Quindi anche se il Veneto va in zona bianca dal 7 di giugno, le attività che per decreto di aperture hanno la loro riapertura posticipate, esatto, 15 giugno, 1 luglio, dovranno comunque aspettare anche in Veneto quelle date. Sì. E invece i ristoranti hanno? Sì. Per questo ti ho detto, sui ristoranti si trascina, perché se tu leggi, quando parla dei ristoranti in questo decreto, dice... fa riferimento all'apertura, no? Per cui io deduco che per consecuzio, insomma, ci sia sto trascinamento. No, non dico questa di coprifuoco, dico questa delle riaperture, perché secondo me dal testo del decreto non era così chiara. Cioè il fatto che la zona bianca... Allora facciamo così per evitare la riapertura, per evitare di dare robe così al volo. E vi portiamo una interpretazione autentica domani, in modo tale che siamo più tranquilli. Ok, grazie. No, grazie. Come? No, quella dei ristoranti vi mandiamo una nota stasera, ma penso sia proprio così, a ore 23. E però mandiamo una nota in modo tale che sia ufficiale. Una FAQ. Sì, cioè, una FAQ. Boh, altre domande? Grazie. C'è l'assessore, vi dice due robe sul... sul tema della... Assessore, scusa, pensavo avessi terminato anche tu. Prego. No, allora diamo anche un aggiornamento, perché so che ci sono tante strutture parrocchiali e non parrocchiali che aspettano le famose linee guida per i centri estivi, no? Che non sono ancora state emanate. E non sono state emanate perché c'è un'emanazione nazionale in capo al ministro Bonetti che si sta allungando, nel senso che c'era un protocollo. Il protocollo poi è stato visto dalle commissioni istruzioni e politiche sociali e poi è stato affidato al gruppo di lavoro, quello che coordiniamo noi delle 5 regioni per linee guida, che hanno semplificato quel protocollo. Poi il protocollo nuovo, quindi con le linee guida, è andato in conferenza delle regioni, approvato più o meno più di 15 giorni fa, quindi circa insomma una 15-20 giorni fa, con il contatto diretto col capo gabinetto del ministro Bonetti, per poi affinché poi venisse adottato dal ministro Bonetti specificatamente. Siamo quindi un po' in ritardo di 15-20 giorni. Da notizie che ho io, due giorni fa era il CTS. Quindi penso che nella giornata di oggi, mi auguro massimo domani, dovrebbe uscire ufficialmente, quindi con le linee guida nazionali e poi le regioni, insomma, di conseguenza su centri estivi, campi, insomma tutte quelle che sono le attività. Noi stiamo facendo un ragionamento perché chiaramente, aprendosi tutta questa attività, abbiamo tutti gli operatori volontari che seguono i ragazzi, no? E io ho incontrato anche la giovanile pastorale del Triveneto che segue tutti. È confermato che si trascina l'orario, quindi 23 coprifuoco, fino alle 23 l'esercizio. Grazie. Ho incontrato, dicevo, anche la giovanile pastorale del Triveneto insieme poi a FISM e ad altri che sono quelli che poi seguono, e si stava ragionando con loro sulla protezione degli animatori e dei volontari, in particolar modo di quelli che accompagnano i ragazzi nei campi estivi in montagna piuttosto, no? Quindi allora stiamo raccogliendo un po' di numeri e di dati anche per avere insomma contezza di quanti potrebbero essere, ed erano quelli che il Presidente diceva che potremmo insomma mettere in protezione, quindi vaccinare proprio per l'apertura di queste attività. E quindi insomma siamo in questa fase, quindi dovrebbero uscire penso tra oggi e domani, e in più noi insomma avremo anche un quadro complessivo di quanti potrebbero essere. Vi dico un numero che mi ha detto la giovanile pastorale del Triveneto, dicono che parlano circa di 17.000 tra operatori e volontari, altri 3.000 mi dicono la FISM, e quindi legati ai 06. Adesso stiamo chiedendo all'ANCI anche per capire quelli che sono in gestione dei comuni, insomma avere un quadro complessivo, e poi faremo delle valutazioni.
Oggi pomeriggio alle 2:30 invece vi anticipo e poi vedremo insomma domani o nei giorni successivi, faccio un incontro con il mondo del turismo e la prevenzione, quindi con Federalberghi, Confturismo, Confindustria eccetera, per capire bene anche rispetto circolari, visto che sappiamo insomma la stagione è vicina a Pentecoste, c'è già la previsione di arrivi di tedeschi e austriaci qui in zona appunto Jesolo e quindi nel litorale, e quindi faremo un po' il punto per capire anche rispetto tutte le incombenze, pass vaccinale, tampone, rientro, entrata o comunque insomma le ultime indicazioni che sono state prese, in modo da dare indicazioni anche corrette e anche puntuali, andare incontro a quelle che sono le esigenze. Quindi cercheremo un po' di trovare la quadra, che so non essere facile su questo. Bene. Sì, su questo la vaccinazione degli stagionali, dei dipendenti. Ragioneremo nel senso, apriremo una discussione con loro anche su questo, che chiaramente sarà legata al fatto che a un certo punto apri tutti, quindi non ci saranno più le fasce d'età, le famose, voi sapete che insomma c'è ancora in ballo il discorso delle vaccinazioni nelle aziende da protocollo nazionale eccetera, quindi anche con loro faremo un ragionamento anche su questo insomma. No, perché mi risulta che per esempio a Jesolo l'ex bocciodromo è già pronto ed era stato destinato proprio a questo scopo. Sì, sì, no, le strutture per quanto ci riguarda so che sono pronte, si sono già attivate. Io so che hanno anche parlato con Federfarma, quindi anche un circuito che coinvolge le farmacie e quant'altro. Adesso dobbiamo un po' mettere insieme tutti questi pezzi e poi capire anche rispetto a previsioni, indicazioni e tutto il resto, come agiamo anche noi. Altre domande? Antonella Prigioni. Assessore, buongiorno. Mi scusi, esiste il malumore da parte dei medici di medicina generale per il loro contributo alle vaccinazioni? Leggevo in alcuni quotidiani che hanno espresso della perplessità, dato che tutti vanno a vaccinarsi negli hub, quindi dicono noi possiamo vaccinare solo con AstraZeneca e Johnson & Johnson, non ha neanche più senso partecipare, e si sarebbero accodati anche i farmacisti. Allora, per quanto riguarda i medici di medicina generale, c'è l'accordo appunto che ha avuto seguito, oggi dico i numeri a memoria, ma possiamo darvi anche una tabellina, mi sembra che ce l'abbiamo aggiornata ad oggi. Noi hanno effettuato circa 150.000 somministrazioni e stanno coinvolgendo 2.400 e qualcosa, insomma quasi 2.500 medici di medicina generale. Hanno vaccinato con AstraZeneca, ma sono andati a domicilio, quindi hanno vaccinato anche con Pfizer o Moderna, quindi con gli altri due vaccini. Ho visto anch'io i comunicati, è chiaro che quando parliamo di numeri importanti, hub vaccinali, insomma l'organizzazione è un'organizzazione più complessa, però loro fanno parte comunque di quella che è l'organizzazione nostra, questo l'abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo. Io ho un incontro anche con il rappresentante della FIMC la settimana prossima proprio per fare un punto della situazione. Le farmacie invece, chiudo, abbiamo chiuso l'accordo, però le farmacie effettivamente non sono ancora mai state operative, perché se vi ricordate bene tutto il discorso delle farmacie era partito con AstraZeneca e Johnson & Johnson, poi in corso sono cambiate le regole, sono cambiate le fasce d'età. Con loro il discorso è ancora aperto, adesso vediamo, perché se avete sentito insomma anche a livello nazionale ogni tanto citano, quindi come qualcosa che potrebbe gestire direttamente il commissario Figliuolo, però non abbiamo nessuna indicazione. Ego Alda Banzà. Assessore, scusi, nell'incontro che avete ogni mattina con i direttori delle US, vi sono state segnalate difficoltà nelle prenotazioni in alcune US? No. Sono sincera, non abbiamo avuto segnalazioni di difficoltà di prenotazione, sì. Cioè che non trovano il portale. Che non trovano posto. Che non trovano posto. No. No. Io non ho segnalazioni di questo tipo. Chiedo perché mi hanno scritto adesso che nei 60.000 posti disponibili siano distribuiti in maniera disomogenea. Vabbè, può. No, che perché Verona e Padova, per esempio, dicono che hanno feedback e che i posti sono molto occupati, quindi magari. Il punto è Verona. Verona risulta che non ci siano posti. Ma allora faccio una verifica puntuale, non lo so, non l'ho sentita questa cosa qui, però può essere perché in base anche un po' a come hanno esaurito precedentemente i posti e la capacità anche poi dei vari hub vaccinali. Se non c'è altro, Albino Sammaso. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Lei si occupa di sanità e non di lavoro, però la Nuova Venezia oggi pubblica un dato che invita a riflettere.
Allora, il turismo si sta rimettendo in moto, gli operatori sono ottimisti, le prenotazioni stanno andando discretamente bene rispetto ovviamente al contesto generale, però c'è un problema oggettivo che è legato al par macchina 20.000 dipendenti, cioè non riescono a trovare personale per rimettere in moto appunto proprio il funzionamamento dell'albergo, camerieri, cuochi e tutto il personale addetto ai servizi in generale. Ecco, allora, per carità, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma avete capito cosa è successo? Cioè questi sono stagionali, che stranieri che lavoravano in Italia che sono ritornati a casa, oppure c'è stato proprio un travaso per cui non si riesce a sostituirli? Cioè c'è la possibilità di avere dal Veneto Lavoro e dalle strutture della regione... Possiamo provare a chiedere se loro hanno uno specchietto di dove perché mancano questi 20.000 posti, e se sono 20.000 posti che effettivamente oggi non ci sono perché non c'è più appunto l'apporto da altre regioni oppure da altri paesi. No, perché queste sono le associazioni di categoria a dirlo, cioè non siamo noi, cioè, quindi penso sia un censimento fatto realmente tra gli operatori del settore. Lo chiediamo, penso ci sia. Se ci dà dei dati. Albino, chiederò a Veneto Lavoro oggi se ha qualche notizia. Se è possibile avere qualche statistica più precisa, grazie. Va bene. Grazie.